Alla cittadella dello sport, il Sambuceto riceve la visita del Paterno per la 25esima giornata del campionato di eccellenza. Dopo l'ultima sconfitta in casa della Torrese, mister Del Zotti vuole voltare pagina e si affida al collaudato tandem offensivo formato da Lalli e Criscolo. Sul versante opposto i marsicani cercano il riscatto dopo un gennaio poco produttivo e per centrare l'obiettivo mister Torti schiera Di Virgilio al fianco di Mastroianni. Fischia il signor Iannella dell'Aquila coadiuvato da Falcone Giorgetti. Partono forte i padroni di casa che al quinto minuto creano il primo pericolo. Selva Allegra si esibisce in un pregevole controllo seguito da una girata al volo destinata sotto la traversa, ma Ranalletta è attento e salva la porta. Il Paterno risponde 4 minuti dopo sugli sviluppi di un corner. Tabacco prima e Mastroianni poi non riescono a battere Dedeo. Al 20esimo Lalli calcia una punizione potente e precisa che si stampa sull'incrocio dei pali strozzando l'urla in gola tifosi. 2 minuti dopo ci prova Criscolo con un tiro fuori area, ma ancora il giovane portiere dà via in corner. Al 25esimo Scippol, dopo una sgroppata sulla sinistra, lascia partire un cross che prende una strana traiettoria, per poco non beffa Dedeo. A 5 minuti dall'intervallo il Sambuceto si produce in un'azione corale sulla Sigelsi Lalli Criscolo. Il numero 7 carica il destro ma smorza troppo il tiro. Si va a riposo sullo 0-0. Passano soli 3 minuti dalla ripresa dei giochi e gli ospiti passano in vantaggio. Scippol, servito in profondità, anticipa l'intervento di Dedeo e apparecchia per Di Virgilio che sigla l'1-0. La reazione dei locali tarda ad arrivare ed è di nuovo la squadra di Torti a rendersi pericolosa. Al 17esimo Mastroianni, ben servito in aria, fa tutto bene, ma il tiro è da dimenticare. Un giro di lancette dopo, Viola ci provano con Selva Allegra che rientra e crossa per Camperchioli, ma il numero 16 non arriva per questione di centimetri. Al 22esimo Lalli riceve un cross dalla destra di testa, sfiora il pari. Sul ribaltamento di fronte Sassarini salta netto l'avversario e fa partire un destro a giro che fa la barba al palo. Il Sambuceto continua ad attaccare ma la difesa marsicana non si fa cogliere impreparata, allontanando i pericoli senza badare troppo allo stile. Con i locali protesi in avanti il Paterno sfrutta lo spazio per il contropiede e Mastroianni al 48esimo chiama Dedeo alla respinta in tuffo. Vale quanto un gol l'intervento difensivo di Di Fabio che ferma con le buone il neontrato di Stiglio. L'ultimo a provarci è Nardone che lascia partire un sinistro che trova i riflessi pronti di Ranalletta e poi la traversa. Finisce così, con il Paterno che riporta a casa 3 punti dinanzi ad un pubblico vibrante per un rigore non segnalato dal direttore di gara. Polemiche a parte, i nerazzurri fanno bottino pieno e si allontanano ancora di più dalla zona retrocessione. Masticano amaro invece i ragazzi di Del Zotti che, nonostante l'averci provato, devono digerire la prima sconfitta casalinga. Le interviste di Matteo D'Achille. Siamo con mister Torti. Mister, riportate 3 punti a casa fondamentali, è un campo difficile, prima sconfitta interna del Sambuceto tra l'altro, si può dire che avete gettato il cuore oltre l'ostacolo? Beh sì, sapevamo che incontriamo una squadra che gioca un tipo di calcio particolare, abbiamo concesso loro un possesso palla abbastanza sterile, ci siamo difesi con molto ordine, concedendo pochissimo a loro e diciamo che potevamo anche sfruttare meglio le occasioni che ci sono capitate al secondo tempo, perché potevamo chiudere la partita, non l'abbiamo fatta, però i ragazzi sono stati eccellenti oggi, veramente, ma io l'avevo detto, quando ci rientrano tutti infortunati questa squadra si può togliere delle soddisfazioni, e quindi adesso ci stanno rientrando questi infortunati e siamo molto contenti. Penso che abbiamo fatto una grande partita sia nel primo tempo che nel secondo tempo, abbiamo ritrovato il gioco che ci era mancato nell'ultima partita e abbiamo ritrovato la consapevolezza e questo mi fa davvero piacere, al di là del risultato che, come ho detto dalla prima giornata, per noi non è quello che conta in primis, conta ritrovare il gioco della squadra e la voglia che avevamo un po' smarrito. Oggi, al di là del risultato, sono contento che questo l'ho visto per tutti i 90 minuti in tutti i giocatori, sia negli 11 che in quelli che sono entrati.